che sono presenti, insomma, alcuni è giusto leggerli, almeno gli autori presenti. Punti di vista di Fabio Cappellini. Messer Lapo, il mio padrone, monta sempre a cavallo anche per recarsi alla pieve che si trova ai 100 braccia dalla porta delle stalle. Ma questa volta no. Si è vestito di un sacco spinto legato un vita dalla corda, ha preso un bastone, una sacca, una bottiglia di legno, m'ha fatto un fischio e io tutto contento gli sono andato dietro. Contento, sì. Cosa credete? Che sia bello seguire il proprio padrone rischiando di essere schiacciato dagli zoccoli di cavallo? Oh, ogni giorno che il suo zio regala? Sì, certo. Camminando a distanza, i ferri di cavallo non sono un rischio, ma cacche e mosche sono tutte sue, eh? Io sarò pure un bastardo, come dice la comare Agatina quando gli ruba la fotica messa a seccare, ma ho la mia dignità. E nelle scie di merda camminateci voi, se vi divertite. Insomma, il mio padrone s'era vestito come i suoi contadini. Come loro, senza cavallo, s'era messo in cammino. La cosa era simpatica e io gli sono andato dietro. Hanno ragione a chiamarci bestie. 3 volte bestia sono. Era meglio se andavo a trovare la cagnetta di Tonio il fattore, magari mi sarei preso qualche calcio, sì, ma le mie zampe non sarebbero sanguinose e sbuccicate. Adesso sarei un pochino più in carne e avrei evitato di fare una fatica inutile digiunando bene e mangiando male. Mi ha portato a Roma da Vico Pancellorum. Ma lo sapete quante zampettate ci sono da Vico Pancellorum a Roma? Quel cretino del Lapo che prende il cavallo anche per andare a pisciare si è messo in viaggio con 2 zoccoli di legno a piedi. Dopo 2 giorni li ha dovuti fasciare per evitare di far marcire i pesci e gli sbucci che li facevano sanguinare. No, non hanno smesso di farlo nonostante le peste fino a Roma. Roma è un paradiso, eh? Ah sì, cagnette di ogni razza e dimensione, eh? Avanzi, ossa a ogni angolo di strada, anche se a volte tocca litigarsi pure con i cristiani. Ma ci siamo restati pochi giorni. Il Lapo ha fatto il giro di qualche chiesa e poi siamo ripartiti in direzione della Tuscia, percorrendo al ritorno la via di stenti e dolori che avevamo già patito all'andata. Adesso, ogni volta che lo sento fischiare, giuro di vengono i brividi. Bravo! Bravo l'autore, Fabio Cappellini.